quando un uomo è vittima di un'azione straordinaria del diavolo attraverso la possessione o la vessazione, sono sofferenze atroci. Io non lo avrò a nessuno. Probabilmente è meglio una malattia che una possessione diabolica. L'arma più pericolosa nelle mani del diavolo è la tentazione, con la quale lui cerca di tentare l'uomo e di condurlo a commettere il peccato. Chi dovesse negare l'esistenza del diavolo sarebbe al di fuori del magistero della Chiesa.